Benvenuti in un viaggio nel tempo, nel cuore dell'antica Roma, dove un singolo evento ha cambiato per sempre la storia. L'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Questa catastrofe naturale ha sigillato il destino di due città fiorenti, Pompei ed Ercolano, lasciandoci un patrimonio unico che affascina ancora oggi. Rivivremo insieme gli ultimi giorni di queste città, esplorando la loro vita e la loro tragica fine. Il nostro viaggio non sarà solo una lezione di storia, ma anche un omaggio alla resilienza umana e alla potenza della natura. Prima dell'eruzione, Pompei ed Ercolano erano due gioielli dell'Impero Romano. Le strade di queste città pullulavano di vita, con mercati animati, templi imponenti e abitazioni lussuose. La vita quotidiana era un mosaico di cultura, arte e ingegnosità, un riflesso dell'apice della civiltà romana. Era una società in cui convivevano ricchi mercanti, artigiani abili e cittadini comuni, tutti contribuendo al vibrante tessuto sociale. Ogni angolo di queste città raccontava una storia, ogni strada era un capitolo della vita romana. Ma sotto la tranquilla superficie, una minaccia incombente stava per cambiare tutto. Tutto cambiò in un istante. Il Vesuvio, che molti credevano fosse una montagna tranquilla, si svegliò con una violenza inaudita. Colonne di cenere e lapilli si alzarono nel cielo, oscurando il sole e piovendo sulla regione con una forza devastante. La cronologia degli eventi, dettagliata dai racconti di Plinio il Giovane, testimonia l'inesorabile avanzata della distruzione. La cenere e il gas tossico si diffusero rapidamente, soffocando la vita e creando un panorama apocalittico. Gli edifici, un tempo simboli di potenza e bellezza, caddero uno dopo l'altro sotto il peso della cenere. E in poche ore, Pompei ed Ercolano furono perse, sepolte sotto uno strato di morte e oblio. Le città furono sepolte sotto metri di cenere e lapilli, con gli abitanti intrappolati in un ultimo, disperato tentativo di fuga. Questa tragedia, così improvvisa, ha congelato la vita di migliaia di persone, offrendoci uno spaccato unico e commovente della vita antica. Nelle loro ultime ore, la gente cercò rifugio, protezione, un miracolo che non arrivò. Oggetti personali, lasciati nel panico, raccontano storie di vite interrotte, di sogni infranti. Le vittime, alcune trovate nelle loro case, altre nelle strade, divennero testimonianze mute di un disastro che superava la comprensione umana. Non fu fino al XVIII secolo che il mondo riscoprì Pompei ed Ercolano sepolte da secoli sotto la cenere. Gli scavi iniziarono a rivelare non solo edifici e strade, ma anche momenti intimi della vita quotidiana, preservati in modo straordinario. Oggetti quotidiani, affreschi e persino impronte di persone e animali hanno offerto uno sguardo senza precedenti nella vita romana. Questi siti archeologici sono diventati finestre temporali, attraverso le quali possiamo osservare e imparare direttamente dal passato. Gli affreschi vivaci e le mosaiche ricche ci parlano dell'arte e della cultura di un popolo che non c'è più. I corpi in gesso, eternamente preservati, mostrano l'ultimo momento di terrore e disperazione. Ogni nuovo scavo apre un nuovo capitolo della storia, rivelando segreti sepolti da millenni. Il lavoro di conservazione a Pompei ed Ercolano è una sfida continua. L'influenza di agenti atmosferici, del turismo e altri fattori ha reso la preservazione un compito cruciale per archeologi e conservatori. Questi sforzi non sono solo per proteggere i resti, ma anche per mantenere viva la storia per le future generazioni. Mentre lasciamo le strade di queste città antiche, portiamo con noi non solo le loro storie, ma anche un ricordo delle vite vissute, delle culture perse e del valore inestimabile del nostro patrimonio culturale. Questo viaggio nel tempo non è solo una visita a un museo a cielo aperto, ma un pellegrinaggio emotivo che ci collega indissolubilmente alle storie di coloro che hanno camminato prima di noi. In ogni pietra, in ogni affresco, in ogni oggetto, c'è una storia da ascoltare, una lezione da imparare. Ringraziamo per averci accompagnato in questo viaggio indietro nel tempo. Speriamo che la storia di Pompei ed Ercolano vi abbia toccato il cuore e acceso la curiosità. Fino alla prossima volta, continuiamo a esplorare, scoprire e ricordare le meraviglie del nostro mondo antico. A presto!